Per Cappellacci è un mostro marino e giuridico, definizione dedicata alla Tirrenia, ormai avviata la privatizzazione dopo la gara vinta dalla CIN e sotto indagine da parte dell'Unione Europea. Il Presidente in Commissione Trasporti del Senato ha ribadito due scelte strategiche sul fronte dei trasporti, il potenziamento dei collegamenti Saremar e l'ingresso della regione in Tirrenia per un controllo ravvicinato della continuità territoriale marittima. Duro l'attacco ai privati. Mi riferisco alle decisioni di Tirrenia che inopinatamente sostituisce le navi e al posto delle navi che sono già con un livello, uno standard basso, mette delle carrette del mare con appena 80 posti per i passeggeri. Mi riferisco all'atteggiamento arrogante e proditorio di CIN che fa un ricorso al TAR per sospendere la delibera che dà continuità ai servizi della Saremar anche per l'inverno. E il rilancio del progetto regionale sui trasporti sarà definito oggi con una delibera della Giunta che fisserà, oltre ai termini del potenziamento di Saremar, anche le prossime tappe delle iniziative anti-Tirrenia. Intanto, sul fronte politico nazionale, si chiarisce l'orizzonte della privatizzazione. L'attuale gestione Tirrenia mi pare che non piaccia a nessuno e che gridi vendetta, quindi siamo fermi e determinati nella nostra opposizione radicale, assoluta, e questa vicenda la vogliamo affrontare per arrivare a smontare l'operazione di privatizzazione Tirrenia.